apriamo lo spazio del dibattito. Mi aveva già chiesto di voler intervenire il dottor, non ricordo il cognome, adesso si presenta qui da noi, della medicina ambiente, se non ho, adesso le do il microfono. Voglio ricordare a chi deve intervenire che usiamo le regole della Camera dei Deputati, 3 minuti, io sarò inflessibile, massimo 4 per la domanda, altrettanti per la risposta, altrimenti non stiamo nei tempi. Grazie. Prego, se non c'è un microfono adesso chiedo magari... No, ce lo ridiamo. Con calma. Io 3 minuti corrono velocemente. Mi chiamo Ronchetti e sono il presidente razziale dei Medici per l'Ambiente. Parlavo prima dell'esperienza di questi 2 giorni precedenti in cui all'auditorium della musica si è tenuto un grande convegno, Stati Generali della Salute, in realtà Stati Generali della Malattia. C'era Napolitano, Renzi, vari ministri, e il tema generale era la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, cioè la popolazione invecchia, le malattie aumentano come numero e come qualità, ci vuole una grande quantità di denaro per far fronte alle nuove terapie possibili e rincorrere queste persone sempre più anziane con le loro multiple malattie. Allora ci vuole un apparato diagnostico grande, importante, ci vogliono scuole di medici che facciano applicare queste regole, cioè facciano la diagnosi, facciano la terapia. In tutto questo convegno enorme non si è parlato neanche una volta di ambiente. Noi sappiamo quanto determinante, che se ne dica, insomma, io sono un epidemiologo e probabilmente giocherei, se non fossi nominato dalla parte degli epidemiologi, sono stato professore universitario di pediatria ma ho fatto epidemiologia. Bene, in epidemiologia sappiamo quanta parte della patologia sia ambientale. Il sistema sanitario nazionale è chiuso in se stesso, parla di 110 miliardi, un'industria enorme che va avanti, ma non ha la proiezione sul territorio, non cerca le cause della malattia attuali, quelle attuali. E quindi ho l'impressione tante volte di stare dentro un grande palazzo pieno di nozioni, alcune anziane e già note, altre molto interessanti e nuove, ma che non hanno ricaduta sul sistema paese, sul sistema sanitario, diciamo. E quindi necessario da qui uscire. Bisognerebbe che tutte le organizzazioni che stanno qui pretendessero di fare un intervento nei congressi medici, perché noi ci occupiamo di ambiente e salute, la salute non si occupa dell'ambiente, quindi siamo noi che dobbiamo andare e dobbiamo cercare di entrare. Naturalmente ci vogliono delle procedure, come si fa? Entrare nelle scuole, bisogna propagandare, avere l'opinione pubblica dalla nostra parte. E poi bisogna avere i controlli. Terre dei fuochi non esisterebbero se ci fossero i controlli adeguati. Che se ne dica, io so che tutti voi siete operatori che operano nel settore legislativo sanitario, in Italia i controlli non sono sufficienti. Bisogna che cominciamo a dircelo chiaramente, perché certe cose che succedono e sono successe al sud come al nord dipendono dalla mancanza di informazioni per il pubblico, dati certi epidemiologici. Grazie veramente. Un attimo solo, collega, le do il mio biglietto da visita. Non le rispondo, le do il mio biglietto da visita. Le do anche io. Thank you.
Ringrazio il dottore per l'intervento, se vuole brevemente rispondere Giorgio al Senato. Io devo dire però che l'altro ieri sia il Presidente che io siamo stati invitati dal Ministro Lorenzin a partecipare alla sessione inaugurale e il rapporto, come Giorgio ha detto prima, anche con l'Istituto Superiore di Sanità è un rapporto che sta diventando sempre più fruttuoso, quindi niente, non si sente? Scusate, allora volevo semplicemente ringraziare intanto per l'intervento, poi magari Giorgio risponde brevemente. Devo dare atto però che alla sessione inaugurale degli Stati Generali sulla salute sia il Presidente che io eravamo stati invitati e abbiamo partecipato volentieri. Certamente il taglio era molto più sul settore medico e anche, come Giorgio ha evidenziato, la collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità sta diventando nel corso dei mesi sempre più intensa. Questo, poi è chiaro che occorre ancora fare degli sforzi per rendere questi due settori che diciamo in qualche modo hanno faticato a trovare spazi in comune o punti di contatto, devono trovare, soprattutto per le dinamiche a cui accennava proprio il professor Assennato prima, delle linee di convergenza. Poi Giorgio, se vuoi completare. Voglio semplicemente dire che nel nostro sistema, ho detto, ci sono anche competenze di tipo sanitario. Anche chi parla è un medico, quindi competenze sanitarie. Sono stato nel direttivo dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, oltre che quella di medicina del lavoro, per partendo. Volevo dire, ieri sono stato all'Ordine dei Medici della mia provincia, dal mio presidente, insieme ai miei colleghi dell'ARPA, perché ci hanno chiesto di fare un corso di formazione ai fiduciari medici che sono presenti in tutti i comuni per spiegare gli indicatori di qualità dell'aria ai medici. E questo noi lo faremo, spiegheremo e daremo anche indicazioni degli strumenti rapidi di accesso alle nostre centraline che attraverso, è stato fatto vedere dal Presidente stamattina, anche noi abbiamo un servizio smartphone di accesso diretto alle centraline e spiegheremo come farlo e che senso dare a questi dati. Quindi noi siamo assolutamente impegnati per colmare il gap. Noi siamo istituzioni ambientali e istituzioni sanitarie. Poi ci sono i portatori di interesse che oggettivamente ci possono criticare, ci contestano gli ambientalisti dal loro punto di vista, ci contesteranno anche gli epidemiologi, diciamo, delle associazioni dal loro punto di vista. Giustissimo che ciò avvenga e siamo, rispondiamo, ma abbiamo noi la responsabilità di tutelare ambiente e salute delle popolazioni. E aperti a tutte le critiche e i contributi, ma dando ovviamente piena, con grande sforzo, perché queste sono attività innovative, piena attuazione all'intera filiera da dipendenti pubblici che devono tutelare l'ambiente e la sanità pubblica. Bene, grazie anche a Giorgio per la risposta. Io adesso, se siamo d'accordo, farei così: siccome avevamo detto che avevamo aperto lo spazio anche alle persone che erano collegate con noi, abbiamo una serie di domande che via Twitter ci sono state rivolte e i colleghi sono in grado di caricarle. Adesso le vediamo e mano a mano rispondiamo, sempre col solito schema dei 3 minuti a risposta, sperando che i cittadini che ce le hanno poste, la gente che ci stiano ancora seguendo, per poter ricevere le nostre risposte. Comunque l'evento va in diretta, viene registrato, quindi saranno comunque disponibili. Vediamo un attimo se Attilio Castellucci, che ringrazio. Benissimo, allora 30 secondi per caricarle. Che ci fai per 30 secondi? Non posso farvi niente. Allora. Danni già li ho fatti, cantare. Dove stai? Mi passi 30 secondi. Eccole qua. Allora, già sennò diventa un sistema da rafforzare, correlazioni tra pressioni ambientali e dotazione e risorse. Stefano. Poi anche magari qui va detto che abbiamo un gruppo di lavoro all'interno del sistema
che sta facendo esattamente questo, perché se dobbiamo valutare metodologie per calcolare correttamente i livelli essenziali di prestazioni tecniche, è chiaro che questi livelli essenziali, cosiddetti LEPTA, questi livelli essenziali di prestazioni tecniche devono essere misurati su una serie di indicatori, tra cui appunto le pressioni. Quindi c'è un gruppo di lavoro che sta producendo valutazioni quantitative qui. Per quanto riguarda ARPA Emilia Romagna, il dottor Adriano Libero partecipa a questo gruppo di lavoro, che è un gruppo di lavoro che lavora già da un bel po' di tempo, e quindi il lavoro è in uno stato avanzato di elaborazione e quasi di completamento. Quindi direi che la problematica è nota al sistema ed è oggetto di attenzione e di valutazione quantitativa, e quindi saremo in grado presto di tramutare queste valutazioni in azioni dirette. Perlomeno ogni agenzia, naturalmente, come meglio riterrà, potrà utilizzare queste informazioni per dimensionare la quantità di risorse da dedicare a singole materie e a singoli territori. Aggiungo, per tanto la seconda domanda è sempre per te o per gli altri, aggiungo una cosa. Io credo che sia arrivato anche in qualche modo, la legge di cui abbiamo parlato stamattina lo cristallizzerà. Si è arrivato il momento di affrontare seriamente il tema dei LEPTA, come diceva Stefano prima, e peraltro questo potrebbe costituire uno dei punti di contatto più evidenti col sistema sanitario. Proprio l'altro giorno il ministro Lorenzini, inaugurando gli Stati Generali sulla Salute, richiamava tutti noi operatori in qualche modo sulla necessità che dopo 12 anni dall'ultimo aggiornamento anche i LEA venissero in qualche modo riaggiornati. Ecco, potrebbe essere un'occasione utile per allineare in qualche modo, no, i livelli essenziali di tutela ambientale a quelli per l'assistenza sanitaria e della salute. Seconda domanda: monitoraggio partecipato della qualità dell'aria, opportunità o rischio di confusione su un fronte molto delicato? Ancora Stefano, che ha condotto il qui tavolo. Avevo una slide che in parte no, ma tanto lo dico a parole. Io credo che il fenomeno non sia eliminabile. Cioè, quando anche la risposta alla domanda fosse rischio di confusione, supponiamo che la risposta alla domanda fosse rischio di confusione, col che facciamo? Cioè, è eliminabile questo contributo? Io credo che non lo sia. Non lo è, perché è il prodotto di una evoluzione della comunicazione fra istituzioni pubbliche e cittadini che è inarrestabile. E allora, in realtà, la nostra risposta deve essere capacità di governarla piuttosto che subirla, perché se siamo in grado di governarla, allora possiamo ridurre la confusione ed estrarre dal materiale ciò che ci può essere di buono. Tanto per rendersi conto, non è che non necessariamente non c'è qualche cosa di buono. Per esempio, moltissima dell'attività della nostra agenzia è basata sulle osservazioni dei cittadini, diciamo, sui cosiddetti rapporti di inconveniente ambientale, su ciò che i cittadini ci segnalazioni di inconvenienti ambientali. Moltissima della nostra attività è fatta come risposta alle segnalazioni di inconvenienti ambientali. Quindi noi dobbiamo essere capaci, da queste interazioni fra le istituzioni e il cittadino diretto, singolo, individuale, di estrarre ciò che è veramente utile alla nostra attività e governare, diciamo, gli attriti, governare la parte meno utile. Ma pensare, non dico sperare, ma pensare di eliminare tutto questo, credo che sia illusorio, perché è un'evoluzione naturale del sistema di comunicazione. Pensate soltanto alla nuova legislazione sulla trasparenza. Nel momento in cui tutti i dati dell'attività delle nostre agenzie dovrà necessariamente, probabilmente dovrebbe già essere, stiamo rincorrendo alla legislazione per cercare di uniformarci il più presto e meglio possibile. È chiaro che il cittadino vede un sacco di cose, si pone delle domande, la cultura media sale
vertiginosamente, la disponibilità delle informazioni su internet e sui mezzi di comunicazione anch'essa sale vertiginosamente. Cosa ci vogliamo fare? Vogliamo arginare, vogliamo fermare il mare con le mani, col cucchiaio, svuotarlo? Non esiste. Noi dobbiamo governare questo sistema e lo dobbiamo governare attraverso la nostra autorevolezza e la nostra capacità di estrarre ciò che queste interazioni ci possono dare. Costi, sforzi, nulla è gratis. È chiaro che tutto questo ha un costo, ma noi dobbiamo prepararci a pagarlo questo costo, perché altrimenti verremo travolti da un'ondata di polvere, di polveroni, di rumore, che non farà altro che diminuire la nostra capacità di dare risposte chiare a domande che sono legittime. Non c'è niente da fare, non esistono domande stupide, ci sono solo risposte stupide. Volevo aggiungere una cosa su questo, sembra è un punto importante per noi affrontarlo, io credo che siamo forse anche in ritardo, però ritengo che forse dovremmo invertire un po' il termine, prima applicare un po' l'analisi dei segnali, no? Ritornando alla vecchia, gli ingegneri, ma non solo ingegneri, anche fisici, matematici, cioè sostanzialmente da un fondo di rumore casuale riuscire a tirar fuori quello che è il segnale, estrarre il segnale. E nessuno si è mai sognato di eliminare il rumore perché non riusciva a estrarre il segnale, perché voleva dire fallire l'obiettivo. Dopodiché, dato il segnale, non è questione di governarlo, è questione che il segnale contribuisca, entri, nel senso sia più che governarlo, gestirlo, cioè riportarlo all'interno di un processo. No, perché la parola governare sembra quasi un elemento che tu non intendevi affatto. Eliminiamo governare, prendiamo gestire. Perché è proprio gestire un'informazione e come gestire all'interno. E credo che questo sia un elemento importantissimo in quello che diciamo in inglese, no? Open data. Oggi fornire un open data vuol dire capire in che modo riuscire a determinare un processo che naturalmente, come dice Stefano, sarà casuale, sarà un rumore di fondo dal quale però dobbiamo sviluppare gli strumenti per estrarre il segnale. Questa è assolutamente una sfida che noi abbiamo, non è una sfida secondo me morale, ma è una sfida di efficacia ed efficienza del sistema stesso, quindi ci credo molto su questa parte. Un'altra domanda riguarda gli standard minimi di comunicazione e il coinvolgimento che garantiscano il rispetto alla Convenzione di Aarhus. Per chi non lo sapesse, non mi riferisco certamente a chi sta qui dentro con noi, ma insomma per chi ci sta seguendo, la Convenzione di Aarhus è una convenzione firmata, se non ricordo male, nel 92, che definisce i limiti minimi, se così vogliamo definirli, di informazione ambientale, definendo altresì l'obbligo da parte delle amministrazioni degli stati membri dell'Unione Europea di fornire ai cittadini le informazioni ambientali rispetto ai processi e ai percorsi nazionali. Io qui, prima di dare la parola a chi dei colleghi vuole intervenire, mi permetto semplicemente volevo appunto dire che al di là degli standard minimi, lo sforzo che stiamo facendo, anche il fatto che oggi si sia potuto in qualche modo partecipare attraverso questa forma di interazione con il pubblico è comunque una risposta che va nel senso di garantire comunque trasparenza, quantità e qualità dell'informazione rispetto agli eventi che facciamo. C'è un altro tema, che è quello delle informazioni ambientali in senso stretto, sul quale ritengo che durante i prossimi incontri del Consiglio federale, questo è un tema che stiamo affrontando anche grazie alla presidenza all'interno del nostro istituto, occorre mettere però a fattor comune intanto al nostro interno e poi dall'esterno tutta una serie di dati che noi abbiamo conservati, detenuti nelle nostre banche dati. Noi abbiamo scoperto nel nostro istituto un giacimento di banche dati piuttosto rilevante ed è non da poco l'operazione di metterlo in rete a fattor comune già all'interno del nostro sistema. Io credo che ancora noi su questo dobbiamo lavorare per avere un quadro completo delle conoscenze e delle informazioni di cui siamo detentori, per poterlo condividere intanto tra di noi e poi, come è giusto che sia, anche con i cittadini. Adesso non so cosa ne pensate, quindi vi lancio la palla. Giorgio, vuoi dire tu qualcosa? Secondo io, allora, molto semplicemente, questo fa parte così delle aspirazioni della direttiva Inspire a livello europeo, e quindi
credo che la direttiva Inspire abbia stanato delle vecchie abitudini che si sono trasformate in difetti, di fatto, che dobbiamo senz'altro superare. Anche in una mia slide ho cercato di rappresentare questo passo in avanti, no? Nel senso che non è semplicemente un reporting annuale, ma è la condivisione anche in tempo reale sostanzialmente delle informazioni, la condivisione, l'interoperabilità delle informazioni e compagnie varie. Evidentemente lo sforzo sia all'interno di ciascuna delle componenti, a partire da ISPRA sino alle stesse agenzie, no? E non solo, all'interno tra le agenzie e le regioni, che è un altro tipo di discorso estremamente importante, è un discorso che si sta facendo strada e in qualche modo richiederà un certo tempo. Richiede uno sforzo di volontà e richiede anche uno sforzo di minimo investimento, non è che sia indolore lo smontare delle architetture e rimontarne delle altre. Però è una strada segnata, è una strada che non può vedere 150 database che non si parlano tra di loro, fatti non solo in termini informatici ma proprio in termini di concezione di architettura, che è una cosa leggermente diversa. Colgo l'occasione sottolineando a tutti i colleghi del sistema agenziale, ma anche al pubblico che sta sentendolo, che esiste un articolo 23, comma 12, quaterdecies della finanziaria di 2 anni fa, che attribuisce, tanto per spiegare quanto è difficile superare le incrostazioni che dicevo, che dice fondamentalmente, attribuisce ad ISPRA il compito di determinare la piattaforma, non in termini informatici, ma diciamo in termini proprio di architettura, di interscambio, interoperabilità, condivisione di tutti i dati territoriali, geografici, ambientali, anche ottenuti da piattaforme satellitari, da quello che volete, no? Dai cittadini nelle sue comunicazioni, ottenuti con finanziamenti pubblici o parzialmente pubblici, ai fini proprio delle finalità del nostro istituzionali. Bene, ancora oggi questo, che è legge primaria dello Stato, votata fra parentesi all'unanimità nella finanziaria, non ha trovato un supporto, uno spazio, diciamo una condivisione anche politica per fare l'ultimo miglio, che è un DPR, no, che determina le modalità di gestione di questo elemento. Perché intorno, è inutile ce lo raccontiamo, io parlo molto francamente, intorno ci sono delle incrostazioni di attitudini culturali e degli interessi che questo tipo di approccio evidentemente smantella, ne creerà degli altri, ma questo senz'altro smantella un'architettura di interessi consolidati. Credo che questo debba essere una nostra finalità etica, di cui personalmente mi sono impegnato anche con le commissioni parlamentari, a partire dai siti web di ISPRA, che io considero freddi, vuol dire che sono delle belle immagini ma non possono essere utilizzate in termini interoperativi, che invece è un elemento fondamentale, e credo che questo debba essere il passo successivo. Alcuni passi li abbiamo fatti, ne ho mostrati alcuni, di alcuni siti web del sistema, anche di ISPRA, però molto deve essere fatto. Però io volevo segnalare che è un problema del sistema, ma del paese, cioè quando noi parliamo della direttiva Inspire non parliamo semplicemente di un mondo ristretto di esperti che giocano con i telefonini, parliamo di un discorso estremamente ampio che trova appunto le difficoltà che trova nonostante una legge primaria dello Stato. Quindi questo credo sia un elemento importantissimo. Se mi posso permettere un'osservazione, che non vuole essere assolutamente un'osservazione di carattere negativo su questa partita, però realistica, una cosa alla quale si è accennato anche prima, ma che ritengo importante ribadire, è che tutto questo ha un costo. E quindi anche il legislatore che impone alle istituzioni pubbliche certi obblighi, che io considero giusti e sacrosanti, però si deve rendere conto che niente viene gratis. Anche l'applicazione delle leggi sulla l'applicazione vera fino in fondo delle leggi sulla trasparenza dei dati delle pubbliche amministrazioni e sulla loro obbligatoria fornibilità in formato open space è un'operazione per completare la quale ci vorrà del tempo, delle risorse umane e delle risorse finanziarie. Quindi tutto questo ha un costo. Se la società lo vuole, deve essere preparata a finanziarlo e a pagarlo.
perché se è giusto che sia così, e io ritengo che sia giusto che sia così, però dobbiamo essere consci del fatto che il costo va affrontato. Sì, io mi collego a questo, scusa, è un discorso estremamente importante, vale per l'ambiente ma vale anche per, diciamo, altri settori. È una questione di politiche, cioè quello che dice Stefano, che tra le righe accennavo quando dicevo che c'erano dei costi, vuol dire scegliere delle politiche. Se ci sono dei costi ci saranno degli investimenti, se c'è degli investimenti ci sarà del lavoro, ci sarà sostanzialmente dell'impiego, ci sarà del ritorno. Allora la scelta politica è se puntare su quel settore o puntare su un altro settore. Se noi puntiamo sull'agenda digitale, non possiamo puntare soltanto sull'agenda digitale per la fatturazione, ad esempio. Evidentemente aprirà impiego, ma agenda digitale vuol dire agenda digitale, vuol dire esattamente la parte che abbiamo detto adesso. Allora vuol dire che la politica ha pensato che, attivando quello, una necessità del paese che è condivisa politicamente, però ha anche degli altri ritorni che sono comparabili e benefici che sono comparabili all'altro. L'esempio più classico, consentitemi, torno un po' alle origini mie, è quello sulla mitigazione della vulnerabilità nell'esposizione ai rischi naturali. Cioè, noi continuiamo in questo paese a vivere in una situazione di esposizione, di vulnerabilità degli edifici, di vulnerabilità dei sistemi produttivi, ai rischi naturali, e da ormai, dalla legge 183, ma prima ancora, non si è stabilito, la politica non ha stabilito fondamentalmente che è corretto, cioè è utile e ritorna anche a sé l'investire in quella materia, e che vuol dire ritorno economico, ritorno occupazionale e ritorno da tutti i punti di vista. Questo è il punto cruciale, è giusto quello che dici tu, ma dovrebbe essere, noi dovremmo riuscire a portarlo all'attenzione di una responsabilità politica delle scelte, e non semplicemente a una dichiarazione su un pezzo di carta, perché è già faticoso scrivere una norma, ma se la norma poi esula dalle scelte politiche di indirizzo di governo, evidentemente è lettera morta, non trova le gambe per poter viaggiare. Volevo fare questo tenere conto di questo, perché anche un'altra declinazione, noi facciamo una green economy. La green economy probabilmente vuol dire cambiare paradigma, ma vuol dire anche valutare fondamentalmente che una chimica verde oggi è sostenibile, è accettabile, e quindi anche volano di investimento e anche volano sostanzialmente occupazionale rispetto all'inaccettabilità di altri percorsi. Credo che questo sia un punto alto. Allora io chiedo scusa, ma siccome mi dicono che stanno arrivando tantissime domande alle quali evidentemente non so se riusciremo a rispondere poi oggi in tempo reale, comunque magari ci impegniamo a dare risposta, andrei velocemente a scorrere delle altre e a chiedere a tutti di dare risposte brevi. Ovviamente ci sono altri colleghi direttori di agenzie regionali che sono qui presenti, siccome è un dibattito, chiunque voglia dare una risposta rispetto ai temi che ci stanno sollevando può chiedere di intervenire, ma anche nelle risposte, anche se il dibattito è veramente molto interessante perché si stanno sollevando temi importanti, cerchiamo di contenere risposte per dare il più risposte possibile alle domande. Supporto delle ARPA ai piani di risanamento, uso estensivo e sistematico di modellistica per la valutazione degli scenari emissivi. Qua Stefano, perché? Direi che la mia presentazione in questo senso era addirittura ridondante, sono due concetti che ho espresso 2, 3, 4 volte nell'arco della presentazione. Ci sono, diciamo, la valutazione degli scenari emissivi si può fare in maniera completa e quantitativa soltanto utilizzando la modellistica, non c'è altro strumento. Quindi il sistema in questo momento si sta impegnando pesantemente su questo fronte, sta ottenendo dei risultati importanti a livello nazionale e a livelli territoriali, e quindi direi che forse questa è una delle aree nelle quali siamo più ottimisti a tempi anche medio brevi, diciamo. Bene. Una domanda a cui Corrado e Rosanna potranno dare risposta. Entro che anno prevedete che l'Italia raggiunga obiettivi europei sui rifiuti? Nel frattempo ci sono multe? Rosanna.
Allora, intanto nella presentazione ho molto accorciato, sono molti gli obiettivi, non solo quello del 2020 per quanto riguarda il 50% dei rifiuti urbani, c'è al 2020 un 70% per gli inerti da costruzione e demolizione, ma poi ci sono obiettivi sugli imballaggi, sui rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, sulle pile, sugli accumulatori, quindi abbiamo moltissimi obiettivi di riciclaggio e recupero da raggiungere. Ci sono se non li raggiungiamo, allora diciamo che per quanto riguarda gli imballaggi abbiamo raggiunto gli obiettivi, però già si parla di un innalzamento. Siamo molto lontani per quanto riguarda per esempio gli obiettivi in materia di apparecchiature elettriche e elettroniche, come dicevo prima siamo abbastanza lontani per quanto riguarda gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio come pure dei rifiuti biodegradabili in discarica, e scatteranno già in parte ci sono stati dei rilievi per quanto riguarda le apparecchiature elettriche e elettroniche, delle procedure di infrazione a carico del nostro paese. Grazie, scenderei sull'altra domanda che riguardava sempre i rifiuti, per favore Attilio. Quanto pesa economicamente la gestione dei rifiuti da parte della criminalità organizzata a livello regionale? Corrado, la risposta. Sì, io osservo solo che il dato che Corrado ha presentato prima, cioè che il valore complessivo è di circa 16 miliardi e mezzo di euro, equivale esattamente a una legge finanziaria del nostro paese per un anno. Sì, quindi la risposta. Corrado parla al microfono. Sì, dico, la risposta in realtà è il duplice. Cioè, si può stimare un costo inteso come mancato fatturato dell'economia legale, e quella, seppur come stima, è più semplice, perché se noi prendiamo il dato che il dottor Laporta e Stefano citava, che io prima un po' splittato per realtà regionali, se il dato è quello 13 miliardi, si può immaginare che ogni regione italiana possa perdere da centinaia a decine di milioni di fatturato di economia legale legato a questo settore, che non è poco ovviamente. Poi c'è un altro dato, e quello effettivamente molto più complicato da stimare, è quant'è il costo inteso come danno arrecato da parte di queste attività, e questo è molto più difficile, perché c'è il danno ambientale in senso stretto, con tutto quello che noi sappiamo quant'è complesso, l'ISPRA lo sa quantificare economicamente il danno ambientale, ci sono i danni alla salute, i danni indiretti in natura sociale legati a queste vicende, quindi è difficile dirlo. Io credo che siano danni significativi, in quanto, perché se noi prendiamo, e l'esperienza ce lo insegna, quanto può costare e quanto costa la bonifica di una discarica abusiva di rifiuti pericolosi o anche non pericolosi di medie dimensioni, a parte non si fanno mai queste bonifiche, giustamente dice il professor Tibaldi, ma sulla carta almeno sappiamo che sono operazioni che costano milioni di euro, cioè, quindi moltiplicato questo per ogni regione e per ogni sito, come dire, parliamo di cifre estremamente rilevanti. Quindi il costo per le regioni e per lo Stato della gestione illegale dei rifiuti è indubbiamente un costo elevatissimo, che si aggiunge al mancato PIL legale e trasparente, come, cioè, una sorta di lucro cessante e danno emergente, per usare un termine giuridico per chi lo conosce. E queste due cifre messe insieme, a mio avviso, sono estremamente rilevanti, ma nell'ordine centinaia e passa di milioni. Abbraccio. C'era Stefano che voleva aggiungere una cosa. No, volevo soltanto spezzare una lancia a favore dello sviluppo all'interno del sistema delle agenzie di più conoscenze, più capacità nel campo dell'economia ambientale, perché qui si solleva il problema di fare delle valutazioni economiche che attengono, diciamo, al campo dei bilanci integrati, tanto per intendersi. Allora, se c'è un'area nella quale qualcosa si sta muovendo all'interno del sistema delle agenzie, qualcosa si è mosso già anche nel passato e continua a muoversi,
Però io credo che questa sia un'area che abbia bisogno di qualche energia in più, qualche risorsa in più, perché per esempio la valutazione delle esternalità, come quelle della, connesse per esempio alla bonifica di un sito inquinato, sono valutazioni che gli economisti ritengono di essere in grado di fare già, almeno una certa parte dell'economia ritiene di essere in grado di fare già, e non credo che noi che ci occupiamo di ambiente abbiamo dedicato sufficiente attenzione a valutare se quelle valutazioni siano veramente realistiche, siano consistenti con le nostre conoscenze del mondo ambientale. Noi saremmo scarsi in economia, però siamo abbastanza più forti in valutazioni ambientali. Loro saranno molto forti in economia. Io credo che queste due conoscenze dovrebbero integrarsi di più, quindi coglievo questa occasione per sottolineare l'importanza di sviluppare più conoscenze nel campo della contabilità ambientale all'interno del nostro sistema. Sì, io credo che qua mi alzi la palla, cioè qua è una questione sulla contabilità ambientale, sui bilanci ambientali e sulla valorizzazione più del capitale naturale. Cioè, l'anno scorso in un altro convegno parlavamo di biodiversità e parlavamo proprio di come far rientrare ad esempio una valutazione di perdita di biodiversità oppure sostanzialmente positivamente, un impatto positivo all'interno dei bilanci, ma questo vale per tutto. Allora io credo che, l'ho posto pochissimo tempo fa, il problema di sviluppare delle metodologie che non sono semplicemente sulla superficie del numero o sulla superficie diciamo del misurabile in evidenza, ma che si legano ai processi e quindi sostanzialmente a ciò che sta dietro a quel numero, credo che sia un elemento importante e sia nostra materia. Noi non possiamo tirarci indietro, quindi credo che questo sia anche un elemento estremamente importante per evidentemente fare un passo in avanti, un'ulteriore crescita non solo del sistema ma della nostra società rispetto a una sostenibilità reale. Il resto sono, credo, senza questo non riusciremo mai a impostare un percorso corretto. Grazie, mi dicono dai colleghi che stanno ricevendo le domande, do subito la risposta, che ci chiedono perché non inseriamo il mittente, per ragioni semplicemente di razionalizzazione. Lo inseriamo perché evidentemente toglierebbe spazio a domande, e poi alcune domande che stanno arrivando sugli stessi argomenti le stiamo accorpando, ma ci tengo a dire che sul nostro canale Twitter è tutto in chiaro, compreso il mittente. Mi scuso già sin d'ora perché mi dicono che stanno continuando ad arrivare queste domande, credo a decine, non riusciremo a rispondere a tutte perché alle 5 devo chiudere la sessione, ma le prendiamo, le teniamo pubblicate ovviamente su Twitter e daremo risposta. Dovevamo tornare sopra rispetto al tema della mobilità sostenibile, se esiste un progetto del sistema a supporto delle politiche di mobilità sostenibile, e questo è uno dei temi che nel prossimo Consiglio federale probabilmente inseriremo all'interno di un gruppo di lavoro. Ad oggi noi non abbiamo un piano come sistema sulla mobilità sostenibile, anche perché ci muoviamo in un campo dove le diverse realtà territoriali sono estremamente diverse e quindi adottano delle politiche ognuna per le proprie, anche in relazione al territorio dove ci troviamo a lavorare. Noi possiamo dire, per quanto mi riguarda, come ISPRA abbiamo sviluppato negli ultimi 2 anni, anche attraverso l'apposita figura del Mobility Manager che abbiamo presso il nostro istituto, tutta una serie di iniziative volte a favorire la mobilità del nostro personale interno all'istituto e che proporremo anche come modello rispetto alle altre agenzie. Penso per esempio alla possibilità di venire con macchine, motociclette elettriche, avendo stipulato un accordo con l'Enel per la centralina che le può approvvigionare. Penso al tema, abbiamo alcuni colleghi ciclisti e quindi abbiamo dotato l'istituto di appositi locali dove si possono cambiare e arrivare al lavoro quindi con le biciclette. Penso al tema del car sharing che abbiamo sviluppato all'interno dell'istituto e anche altre iniziative che non sono solo relative alla mobilità ma anche alla promozione di comportamenti energeticamente efficienti e sostenibili all'interno dell'istituto stesso. Però questa è una, tra virgolette, provocazione che raccolgo e che faceva parte già della mia idea di proporre al Consiglio federale in questo mandato che sta per cominciare, sempre che poi il Presidente del Consiglio di Amministrazione mi confermino come direttore, perché oggi
con la conferma del presidente io divento il precario numero uno dell'istituto dovendo essere confermato. Comunque, andiamo avanti. Sì, però sulla precedente risponderei un altro discorso. Vai, vai. Cioè io credo che un progetto esista ed è nella, in una delle attività istituzionali, la quarta, nel reporting. Quando noi consideriamo il, sostanzialmente il monitoraggio, la valutazione, l'indicizzazione degli impatti conseguenti sostanzialmente al traffico, all'utilizzazione, specialmente in ambito urbano, in ambiente urbano, noi abbiamo un progetto che è quello di misurare sostanzialmente come determinate politiche si rappresentino relativamente agli indicatori. Questo è tipicamente un nostro progetto, cioè valutare le politiche. Le politiche non competono a noi, ma se sostanzialmente in una determinata società vengono introdotte certi tipi di politiche di una mobilità maggiormente sostenibile, la riduzione delle velocità piuttosto che l'utilizzazione del mezzo ciclabile piuttosto che il mezzo a motore a combustione, vario, il mezzo elettrico e compagnia, riusciamo a indicizzare, a misurare, di nuovo legando quel discorso della contabilità ambientale, riusciamo a misurare sostanzialmente quali sono i vantaggi conseguenti o le differenze o le indifferenze rispetto a questo. Io credo che questo sia un progetto che da tempo ha preso piede all'interno del sistema, è proprio quel rapporto sull'ambiente urbano, no, di cui vi ho citato nella mia relazione come uno dei primi prodotti di sistema. L'altra non è una domanda, ci chiedono: le città e i luoghi dell'abitare devono diventare veri laboratori per le nuove politiche, ma questo credo che sia abbastanza scontato, però siccome vorrei allargare il dibattito, allora chiedo a Svedo Piccioni, che è il direttore di ARPA Umbria, di dare un commento flash su questo intervento. Su questa... Le città e i luoghi dell'abitare diventano veri laboratori? Io penso che il senso vero della domanda non sia quello che facciamo noi, è che la città è uno degli aggregati più complessi e che in sé c'ha tutte le contraddizioni, le difficoltà e la complessità per ottimizzare ogni riflessione di natura, di stimolo alla ricerca, perché la ricerca scientifica è sempre stimolata da situazioni molto complesse che poi vengono riportate nella vita. Non a caso è la guerra quella che l'ha sempre stimolata di più e poi viene riportata. La città moderna soprattutto ha una complessità incredibile. Il vivere, le cose a cui faceva riferimento il presidente, e quindi come tu misuri, ma pensiamo a tutte le difficoltà che si incontrano, tutte, come si organizza, come viene resa vivibile un'altra volta, come si organizza la socialità. Quindi c'è ricerca rispetto alle difficoltà che si incontrano, proprio tecnologica e scientifica, e dall'altra parte la ricerca che si misura con la complessità della contemporaneità, perché e la città ha questa complessità. Quindi una complessità così elevata, io infatti dico sempre che l'ambiente e le politiche per l'ambiente hanno la stessa complessità, la stessa difficoltà che ha la guerra per affrontare l'ambiente, la stessa ricerca tecnologica, sarebbe il rovesciamento globale del paradigma, no? Le politiche della pace riescono a far sviluppare il mondo, come invece prima gli avanzamenti, i salti tecnologici avvenivano con la ricerca fatta intorno alla guerra. Quindi la città ha questa complessità e questa capacità. Noi possiamo svolgere un ruolo importantissimo che non è solo quello della misurazione, ma del capire dalla misurazione dove dovrà intervenire, quindi un pezzo di questo ragionamento. Sì, grazie, io coinvolgo anche gli altri colleghi, per esempio sulla domanda per quanto riguarda le centraline di monitoraggio, sia possibile ridurle ottimizzando il campionamento. Credo, Umberto, che tu, che insieme a Stefano ti occupi, vista anche il fatto che il direttore Umberto Benezzoli è il direttore dell'ARPA Lombardia e quindi è agenzia leader per quanto riguarda il tema della qualità dell'aria, ecco, che risposta possiamo dare a questa domanda? La risposta sarà lapidaria. Secondo la direttiva comunitaria e il decreto 155, in Lombardia sarebbero sufficienti 35 centraline. Noi ne abbiamo 170 e siamo in una ipotesi di revisione a 74, quindi con un comunque numero doppio rispetto al minimo sindacale.
La modellistica è una modellistica ormai molto sofisticata che consente attraverso interpolazioni tra i vari punti di monitoraggio di definire su raggi chilometrici molto bassi la contaminazione. A monte di tutto questo è opportuno che i cittadini sappiano che le direttive comunitarie e le norme tecniche di accompagnamento consentono un margine di incertezza nella misurazione puntuale della concentrazione di contaminanti in una forbice più o meno 30%, e quindi da questo in avanti la modellistica va da sé che è molto più accurata relativamente al margine di incertezza di misurazione. Grazie, andiamo avanti un attimo su quelle delle registrazioni, ma se rispondiamo dopo. Quali sono le misure che Arpa Emilia propone per migliorare la situazione della sua regione? Stefano, insomma, domanda molto, insomma, domanda da... Questa è una domanda che andrebbe rivolta alla politica più che alle Arpa. È chiaro che ci sono tutta una serie di interventi che vanno soprattutto dalla mobilità, ma anche interventi su altre sorgenti. Si è parlato molto della legna, per esempio, si è parlato degli spandimenti in agricoltura, si è parlato delle emissioni sia civili che industriali da grandi impianti e da impianti medio-piccoli. Tutte queste voci sono all'attenzione della politica della Regione dell'Emilia-Romagna, che sta sviluppando proprio il piano di risanamento della qualità dell'aria, al quale l'ARPA della nostra regione partecipa pesantemente, e l'idea di trovare un bilanciamento tra gli interventi. Ognuno di questi comparti richiede degli interventi, ognuno di questi interventi ha dei costi. L'idea è che a fronte delle risorse che sono disponibili bisogna ottimizzare il parco degli interventi. Tutto questo si fa utilizzando appunto la modellistica di scenario. Però per utilizzare la modellistica di scenario noi abbiamo sviluppato in particolar modo uno strumento che si chiama RIAT più o RIAT Plus, che è il prodotto di un grosso progetto europeo che si chiama Opera, al quale hanno partecipato anche altre istituzioni italiane, e che appunto ha prodotto un pezzo di software che serve a valutare l'efficacia quantitativa, misurata in termini di rapporto costi-benefici delle singole azioni. E questo è il pezzo di software che adopereremo per dare dei suggerimenti alla politica della nostra regione su dove mettere essenzialmente le risorse, dove metterne di più, dove metterne di meno, qual è il best mix di tutte queste azioni possibili. Ma i comparti sono quelli noti, dai trasporti alla produzione dell'energia sulle varie scale, all'agricoltura, eccetera. Quali strategie di comunicazione adottate a Taranto per spiegare la situazione? Giorgio Assennato. Domanda complessa, perché sono, diciamo, tanti anni di esperienza in questa realtà difficile. Cioè, noi abbiamo adottato diverse strategie a seconda dei portatori di interesse. Rispetto ai portatori di interesse qualificati, quindi associazioni ambientaliste essenzialmente, abbiamo avuto una interlocuzione continua, sia diretta sia attraverso l'organizzazione di convegni e di approfondimenti. Abbiamo fatto tutta una serie di attività tecnico-scientifiche, e poi abbiamo un rapporto diretto con i singoli, attraverso sia il nostro servizio info sia attraverso il rapporto con il Dipartimento. Una delle modalità di comunicazione che ritengo più importanti, perché riesce a coniugare prestazione ambientale e comunicazione, è descritta nell'esperienza Odortel. Se andate a vedere il poster, vi prego di leggere, perché è una bellissima esperienza fatta insieme all'università, cioè questa rete di cittadinanza attiva, di cittadini che, dato che uno dei problemi che angoscia i cittadini è rappresentato dall'emissione d'origine, ci sono una serie di cittadini iscritti nella rete, chiamano il numero verde, sono istruiti a classificare l'impatto, l'annoyance, il fastidio dell'emissione della percezione dell'odore. Dopodiché, automaticamente, quando l'algoritmo raggiunge una certa soglia, scatta il campionatore
e facciamo misure sia di inquinanti ambientali sia misure olfattometriche che poi riportiamo direttamente a questa comunità che ha rapidamente il ritorno. Così aumentiamo la nostra prestazione, perché altrimenti non riusciamo mai a beccare, a fare il campionamento con gli ispettori, con i nostri tecnici che arrivano sempre tardi, si tratta spesso di emissioni molto transitorie. Sia soprattutto coinvolgiamo i cittadini in un processo attivo di gestione di questi rischi, e probabilmente c'è anche un feedback positivo sulle aziende che, sapendo di avere questo sistema, sono più attenti alle loro prestazioni. Più tutta un'altra serie di attività, diciamo, nonostante non abbiamo risorse dedicate alla comunicazione, comunque una parte importante. Occorre tenere presente che però la comunicazione non può, di un organo tecnico non può fare assolutamente nulla a fronte del quando si determina la convergenza tra messaggi non basati sull'evidenza forniti da alcuni portatori di interesse, tipo appunto quei quattro, e poi già articoli dei giornali tipo 4.000 casi, lasciando immaginare che siano tutti 4.000 legati all'ILVA. Rispetto a questa forma cattiva di informazione siamo assolutamente disarmati, e penso che purtroppo non ci sia nessun antidoto. Allora, abbiamo selezionato le ultime due domande per il pomeriggio. Una che riguarda, più che una domanda, un commento, però vorrei che Rosanna Laraia, Marinella Vito non la vedo, penso sia andata via, ma altrimenti avrebbero risposto insieme. Ci chiedono: terre dei fuochi non esisterebbero se i controlli fossero sufficienti. Vorrei che tu dicessi brevemente del grossissimo lavoro che è stato fatto in questi mesi, veramente un lavoro importante fatto non solo dall'ISPRA ma in collaborazione con l'ARPA Campania e sulla Superiore di Sanità, tanto per avere una mappatura di questi luoghi che non fosse il risultato di un'esternazione estemporanea del pentito di turno che si sveglia e dice qui. È stato fatto un lavoro straordinario di censimento, di mappatura del territorio. Rosanna, brevemente, poi daremo l'ultima risposta sulle certificazioni EMAS e chiudiamo i lavori. Allora, molto brevemente, anzi ringrazio per la possibilità che mi viene data di illustrare questo grandissimo lavoro che è stato fatto. Per la prima volta hanno lavorato insieme delle istituzioni, oltre all'ISPRA e l'ARPAC chiaramente, l'Istituto Superiore di Sanità, il CRA, la GEA, l'Università Federico II di Napoli. Quindi abbiamo fatto un grandissimo lavoro insieme, altrimenti non sarebbe stato possibile con i tempi poco congrui che ci sono stati dati. E abbiamo cercato di mettere a punto soprattutto un modello scientifico di riferimento. Questo è il lavoro più importante che abbiamo fatto, un modello scientifico di riferimento che è esportabile in tutti i contesti, perché Terra di Fuochi non è solo Campania, l'abbiamo sentito prima, Terra dei Fuochi ce ne sono tante appunto nel nostro paese, perché gli smaltimenti illeciti di rifiuti che hanno soprattutto caratterizzato, così rispondo un po' anche sulla questione dei controlli, anni in cui non c'era neanche il sistema agenziale, e ce ne sono tantissimi. Quindi prima di tutto la messa a punto di un modello scientifico per capire come si va a valutare la contaminazione, perché è importante, non avendo dei riferimenti per quanto riguarda gli standard di qualità per esempio dei suoli agricoli, ma anche delle acque irrigue e anche dell'utilizzo delle acque reflue, operare per individuare i siti potenzialmente contaminati. E poi con questo approccio che è sanitario, come abbiamo detto, e ambientale insieme, cioè abbiamo cercato di conciliare le due, che è importantissimo, le due componenti, la componente protezione della salute, perché lì parliamo di agricoltura, parliamo di prodotti agricoli, parliamo di allevamenti, quindi tutto quello che riguarda l'alimentazione umana, ma parliamo anche di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Quindi abbiamo conciliato queste due cose. Il lavoro è ancora lungo, faremo le nostre indagini. Siamo stati un po' criticati perché abbiamo, secondo alcuni, ridimensionato il problema Terra dei Fuochi. Noi non l'abbiamo ridimensionato.
menzionato. Abbiamo detto con le, analisi disponibili, con le informazioni disponibili, ad oggi non possiamo dire che questo è, sono i siti potenzialmente contaminati. Il lavoro è lungo, deve continuare, ora ci sarà un grande sforzo, diciamo, da parte di tutte le agenzie, quindi sarà veramente importante, perché ora andremo sul territorio a fare le analisi e per la componente suolo ci sarà l'ISPRA con le altre ARPA che lavoreranno insieme e faremo, diciamo, sperimentiamo per la prima volta, perché non ci sono dati né coordinamenti così importanti di presenza sul territorio del sistema, quindi speriamo poi di avere un risultato e magari di poterlo comunicare alla popolazione. Sì, io volevo ringraziare Rosanna. Tu vuoi dire, credo, vorrei sottolineare una cosa nel mio intervento, l'ho detto tra le righe. Noi stiamo mettendo a punto una modalità di intervento, un intervento di sistema, anche per fronteggiare una situazione che ha un carico notevole che non può essere sopportato. Però il problema non è i controlli, perché se noi sapessimo che laddove viene consumato un illecito, no, come sostanzialmente lo smaltimento illecito di un rifiuto, a partire dall'origine, da dove è prodotto, dove è trasferito, dove viene nascosto, dove viene impilato, è molto diverso dal conoscere una situazione di, ad esempio, di una discarica localizzata rispetto alla quale operare dei controlli, fare delle caratterizzazioni e tutto il resto. Allora io credo che il problema, così come fu sollevato originariamente, bisogna riconoscere, da Legambiente, quando parlava dei primi discorsi sull'ecomafia, no, erano discorsi sostanzialmente di una gestione parallela di un'attività estremamente lucrosa in quanto illecita e come tale assolutamente utile e necessaria ad una parte di produzioni industriali e non solo. Oggi ci si pone un problema, al di là dell'ottimizzazione del nostro intervento su aree conosciute o su aree segnalate, su aree sulle quali potenzialmente c'è una situazione del genere, si pone il problema da una parte di affiancare gli strumenti ordinari di interdizione, ovvero gli interventi ordinari delle forze di polizia sul territorio, delle forze di indagine e di interdizione preventiva rispetto ai processi illeciti, di poter sviluppare degli strumenti avanzati, tipo l'utilizzazione di satelliti piuttosto che altre cose, piuttosto che altre metodologie, ma per riuscire a individuare laddove non esiste una segnalazione, laddove non si sa. Allora non è una questione che se ci fossero stati più controlli, controlli dove? I controlli in che posto, in che modo, con quali strumenti, no? Se parliamo di allora, oggettivamente molte delle segnalazioni nascono da confessioni di pentiti, molte segnalazioni nascono sostanzialmente da segnalazioni anonime, molte segnalazioni nascono da conseguenze, no? Registrate, che identificano delle potenziali sorgenti, ma non c'è un legame tra il determinarsi la terra dei fuochi e la mancanza di controlli ambientali, cioè di quelli che abbiamo parlato prima. Volevo segnalare questo perché sennò sfugge la bestia infida e difficile dello smaltimento illecito e della gestione illecita, diciamo, di tutte le questioni ambientali. Questa è una questione assolutamente importante da segnalare, però sembra che chi coloro che dovevano controllare sono stati seduti su una seggiola a vedere che passavano avanti i camion senza domandarsi se quei camion dove andavano a finire oppure dove sostanzialmente erano smaltiti i rifiuti. Io non penso che questo paese, spero che questo paese, a partire dal cittadino sino ad arrivare alle forze di polizia e l'interdizione, non sia tale. Peraltro posso... sì, ti cedo subito la parola, anche per spiegare, è già noto, molte di queste situazioni nascono, come diceva il Presidente, da rivelazioni di pentiti coperte fino a pochissimi mesi fa dal segreto istruttorio, quindi non siamo potuti neanche intervenire perché non avevamo avuto l'autorizzazione da parte della magistratura, per ovvie esigenze connesse allo stato dei procedimenti giudiziari in corso, a poter avere le informazioni o le deposizioni dei pentiti o delle persone che in sede giudiziaria avevano dichiarato dove a loro giudizio erano stati seppelliti questi rifiuti. Quindi non appena le informazioni sono state rese disponibili nell'ambito dei procedimenti giudiziari abbiamo, diciamo, lavorato per quanto ci è stato possibile. Rosanna.
Io volevo solo aggiungere, giustamente come diceva il Presidente, cioè non è che i controlli possono essere capillari su tutto il territorio. La prima parte del modello scientifico parte dal presupposto della conoscenza, cioè bisogna mettere, conoscere mettendo, armonizzando tutti i dati disponibili che appunto sono anche presenti ma non fruibili, quindi il grande sforzo che abbiamo fatto anche di mettere, di rendere fruibili dei dati che erano detenuti dai più diversi soggetti, raccolti con diverse modalità e quindi armonizzarli. Quindi secondo me attraverso la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie anche avanzate non è solo un problema di controllo, ma il modello scientifico parte proprio da questi presupposti. Bene, chiudiamo con la domanda relativa alle registrazioni EMAS, alle certificazioni ISO, devono essere credibili. Io adesso non so se c'è qualche direttore, collega che vuole intervenire su questo tema, diciamo posso rispondere io per quanto riguarda le registrazioni EMAS che seguiamo direttamente come istituto. Se il tema della credibilità, la domanda riguarda la serietà del percorso autorizzativo, io su questo posso tranquillizzare tutti e mettere la mano sul fuoco sia riguardo l'opera e l'attività dei colleghi dell'ISPRA che si occupano specificatamente di questo settore, ma per un motivo molto semplice, perché peraltro siamo tenuti nel momento in cui facciamo l'istruttoria ad attenerci a un modello che viene declinato direttamente da una direttiva comunitaria che fissa dei parametri e dei limiti molto precisi dei quali non è possibile derogare, in sostanza quel requisito o ce l'hai o non ce l'hai. E quindi sotto questo aspetto la credibilità per quanto riguarda la registrazione EMAS è assolutamente assicurato, peraltro per ogni struttura, per ogni impianto, per ogni attività di insediamento produttivo che ci chiede la registrazione, all'esame documentale noi facciamo sempre seguire anche una visita ispettiva. Se invece il tema riguarda la tempistica rispetto a... perché noi abbiamo avuto nel corso degli anni un incremento esponenziale fortissimo di richieste, questo è un segnale assolutamente positivo, perché questo famoso bollino verde delle aziende, delle strutture turistiche, alberghiere, vuol dire ce lo chiedono perché sia gli imprenditori sia i cittadini dimostrano una sensibilità ambientale spiccata, diventa un marchio di qualità rispetto alle attività. Se invece, come dicevo, la credibilità è connessa al fattore tempo, questo in parte non è dipeso da noi ma dal fatto che la legge prevede che queste istruttorie vengano poi svolte dal Ministero dell'Ambiente che le ha affidate all'ISPRA e poi debbano però essere concluse in sede di un apposito comitato ministeriale, che però l'anno scorso effettivamente per le vicende connesse al cambio di governo dello scorso anno, quindi non l'ultimo, il penultimo, il nuovo comitato era scaduto e si è stato di fatto rinominato e si è reinsediato con 6-7 mesi di ritardo e quindi ha purtroppo un consistente arretrato di pratiche che noi abbiamo già evaso dal punto di vista dell'istruttoria, oltre 100, ma che devono essere evase poi e definitivamente approvate dal comitato, che si sta riunendo anche a ritmo piuttosto forzato dopo la ricostituzione, ma che ha bisogno poi del tempo per l'istruttoria. Stefano. Volevo fare un'osservazione laterale. I sistemi di controllo di qualità, come quelli che sono in qualche maniera evocati, non rendono le persone più oneste, le rendono solo più controllabili, che è una cosa molto importante ma non esaustiva. Quindi noi dobbiamo affidare ai sistemi di controllo di qualità i compiti che possono assolvere, non gli dobbiamo affidare dei compiti che non possono assolvere. Con un sistema di controllo, l'idea fondamentale, essenziale, per cui per esempio una via dura di più se la ditta, un'aia dura di doppio o di più se la ditta è certificata EMAS, è basata su dei fatti reali, perché la ditta si rende più controllabile nei confronti del sistema. Ma se dentro la ditta c'è un disonesto, quel disonesto opera esattamente con le stesse limitazioni o non limitazioni, sia che ci sia l'EMAS sia che non ci sia l'EMAS. Quindi affidiamo ai sistemi di controllo di qualità dei compiti ai quali possono dare delle risposte, non cerchiamo di affidargli dei compiti ai quali non possono dare delle risposte, perché sennò ci mettiamo in ulteriori problemi.
Bene, io direi che abbiamo straforato di un quarto d'ora, mi dispiace per le domande a cui non abbiamo potuto rispondere oggi, ma risponderemo nei prossimi giorni. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno accompagnato in questa giornata, quelli che ci hanno seguito via streaming. L'appuntamento è per domani mattina alle 9:30, la richiesta è di essere puntuali, il programma di domani è ancora più serrato ed essendo venerdì dobbiamo chiudere anche prima delle 17:15. Grazie veramente a tutti e ci vediamo domani mattina.